Ciao ragazzi e ciao ragazze, buona domenica. Oggi è il 23 di marzo, quindi la primavera è iniziata e a Genova il tempo è grigio. C'è proprio brutto, c'è la pioggia appesa praticamente e il tempo è una schifezza. Per fortuna c'è abbastanza luce per girare un video. Quindi, video acquistini. Allora, questa mattina, scusate, oggi smanetto qua, vabbè. Sono andata alla Fiumara, che è il centro commerciale un pochino più grosso che c'è qua a Genova, insieme alla mia amica Cinzia, poi ci ha raggiunto la mia amica Fra e abbiamo fatto alcuni acquisti, quindi mi faceva piacere farvi vedere cosa abbiamo preso, cosa ho preso io. Quello che hanno preso loro purtroppo non ve lo posso mostrare, però comunque è già qualcosa quello che ho preso io. Allora, ho fatto un paio di acquistini make-upposi, ma proprio poca roba, che se riesco a trovarli tutti. Ok, ve li faccio vedere tutti assieme e poi abbigliamento. Allora, da scarpe e scarpe alla Fiumara, per chi fosse interessato, hanno messo anche lo stand Catrice finalmente. E era anche bello intonso, però avevo già acquistato troppe cose di altro genere, quindi mi sono tenuta e ho preso solamente le eyebrow stylist di Catrice, ovvero le matite per sopracciglia. Ho preso la 030, ne ho prese due e le ho prese perché ne ho sentito parlare talmente bene da Pink Fashion 1985 che le volevo assolutamente provare. E nell'altro stand, quello che c'è in via 20 in centro alla Coin, non c'è mai una mazza. Mentre invece appunto si vede che lo stand di scarpe e scarpe era abbastanza nuovo, quindi c'era ancora tutto. Ho accaparrato al volo le ultime due matite per sopracciglia. E quindi questo è l'acquistino fatto lì. Ho speso 5,78 euro, le mettono 2,89 l'una. Se mi ci troverò bene andrò a farne scorta. Poi da Kiko ho preso solo un ombretto, sono stata proprio brava, o meglio ne ho presi due ma uno l'ho regalato subito a Cinzia. Ho preso uno di quegli ombretti super pigmentati, quelli che si possono incastrare nelle palette vuote. Ho preso il numero 246 Infinity Eyeshadow, che è, ve lo faccio vedere subito, un color tortora, diciamo. Guardate che è incastrato nella scatolina. Vedete, ho proprio solo la cialdina, che non so come si apre, così. E il colore è questo. È un bellissimo tortora, quindi mi ha ispirato rispetto a tutti gli altri colori che mi sembravano abbastanza già visti. Questo qui mi sembrava un colore comunque valido da utilizzare sia in inverno che in estate, un colore che si può utilizzare anche unico sulla palpebra, quindi un passepartout direi per qualunque occasione. E quindi l'ho preso ed era in offerta 3,90 euro. Quindi se siete interessati a questi ombretti super pigmentati a cialdine, dateci un occhio perché ora sono in promozione. E poi ho preso da OVS, che sono arrivate sullo stand che c'era appunto dentro l'OVS di Fiumara, le nuove matite. Allora, si chiamano Essence Gel Eye Pencil Waterproof e io ho preso sia la nera e la Ottanio. Guardavo se c'era il numero per darvi. Niente, ma perché io non trovo mai una mazza? Vabbè. Comunque 24 mesi dall'apertura, le matite sono queste, io ora ve le swatcho al volo. Hanno una mina molto morbida, super scrivente. Ci sono anche in blu, in marrone, in grigio e se non erro basta. E la matita appunto è questa qua, molto belline. Ero incuriosita e le ho prese subito. E poi, tanto per non farci mai mancare niente, ho preso un'altra eyebrow designer 02, la mia solita matita per le sopracciglia. E i miei acquistini make-upposi sono molto, come si dice, veloci e finiti qua. Ma parliamo d'altro. Allora, settimana questa, martedì sono andata alla Piazza Italia, vi faccio anche vedere quello che ho preso lì. Ho preso solo una cosa, quindi ho pensato di appunto attaccarla a questo video, ovvero un paio di pantaloni. Ho preso questi pantaloni verde militare della nuova collezione. Sono molto carini perché hanno tutte le borchiette sulle taschine davanti, hanno le taschine dietro e la cosa bella è che hanno sul ginocchio questa specie di cucitura tipo ginocchiera e in basso finiscono arricciati
con la cernierina sul lato, molto molto carini secondo me. Ci sono così verdi, ci sono sul verde militare fiorato, sul grigio violaceo fiorato e direi basta. Io ho preferito prenderli verde tinta unita perché quelli fiorati non mi entusiasmavano più di tanto e quindi ho detto prendo questi, pagati 24,95, molto 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 carini. Poi andiamo avanti. Gli acquisti di oggi. Allora, siamo state da Zwicky e io ho acquistato da Zwicky e da Tally Welly. Tally Welly, che poi si chiama Tally Whale, non mi ricordo più. Tally Whale, però Tally Welly è più bello. Vabbè, da Zwicky ho preso. Da. Chi ha visto Instagram poco fa sa già cosa ho preso perché avevo la foto degli stivaletti in mano. Comunque ho preso questi stivaletti bellissimi, color beigetto, con la cerniera che è chiusa. Aspettate, chiusa rimane così e va a nascondere praticamente i brillantini, mentre tenuta aperta lascia la caviglia più ampia e appunto ha i brillantini tutti qua. Ho dovuto prendere un 36 anziché un 37 perché vestono grande. Totale spesa per questi stivaletti bellissimi 29,99. Fantastici. E io devo dire che con le scarpe prese da Zwicky mi trovo sempre da Dio, quindi ottimo, ottimo acquisto. Ma andiamo avanti perché da Zwicky ho preso altre due cosine, ovvero una magliettina molto tranquilla che ho visto sul manichino, che sul manichino stava da Dio, poi magari su di me fa schifo, però era talmente caruccia sul manichino che ho detto ma sì, aspettate che la chiudo così si vede bene com'è fatta. Ok, magliettina semplicissima, manica corta nera, taglia small, 7,99 euro. La particolarità, come potete vedere, è questo fiocco perché si lega qua sotto il collo con questo praticamente scollo particolare, molto molto frufru. La trovo molto bellina io, fatta così. Quindi ho detto perché no, per neanche 8 euro prendiamola, ovviamente nera, rigorosamente nera. E poi presa da un raptus di beige, perché secondo me con questi ci starebbero da Dio. Ho preso dei leggings grigi e beige, ovviamente, tutti tagliuzzati sulle gambe con la particolarità di avere sotto il pizzo, ovvero dove sono tagliuzzati. Aspettate, che volevo cercare di farvi capire. Ok, dove sono tagliuzzati hanno il pizzo. Quindi secondo me sono molto bellini. E appunto li ho presi beige per 12,99. C'erano anche in tantissimi altri colori, però beige mi sembravano quelli più adatti. E poi, questi sono gli acquistini di Zwicky. Per quanto riguarda Tally Whale, ho preso... Allora, sono andata da Tally Whale perché ieri in negozio da me c'era Sabrina, che è la promoter della Agras, che è un'azienda che fa prodotti per animali, vabbè. Comunque, detto ciò, Sabrina mi fa... Anzi, Sabrina arriva al lavoro ieri mattina con un paio di leggings carinissimi militari e gli dico belli, un botto che li voglio così, dove li hai presi? E lei mi dice guarda, Tally Whale, corri, corri perché non ce n'erano più molti. Dico perfetto, domani mattina vado a vedere. E infatti sono andata a vedere e c'erano ancora pochissimi pezzi e io li volevo in due colorazioni. Lei addosso li aveva grigi ma mi aveva detto che c'erano anche verdi, infatti li ho presi sia grigi che verdi. Bellissimo, mi piace troppo. Ho preso la taglia 40 pur non credendoci quando me li sono provati perché appunto vestono grande secondo me, quindi ho dovuto prendere una 40. Molto belli, molto molto molto, e vengono 12,95. Questi sono quelli grigi e questi sono quelli verdi, sempre taglia 40, 12,95. Carini da matti, raga. Era un po' che li cercavo così militari. Abbiamo anche dato un'occhiata ai nuovi leggings push up di Calzedonia, però le fantasie che c'erano erano molto belle sul manichino, ma tastandole, toccandole, tirando il disegno perdeva di, come si dice, di colore, nel senso che così come era bello appeso, ma senza essere tirato, steso, comunque su una gamba viene un po' tirato, il colore era perfetto, tirandoli perdevano di bellezza, quindi abbiamo optato per non prenderli.
Da Talli però c'era anche la promozione sulle canotte, ovvero sulle magliette, diciamo. Allora, io ne avevo presa una, avevo preso questa a, dove sta? 12,95, fatta così, l'ho presa da mettere con i leggings militari. Allora, così davanti con questo disegno nero, un po' più lunga sul dietro e un po' più corta davanti, non so se vi riuscite a vedere, ma la particolarità è che dietro è tutta stracciata, tutta tagliata. Molto bellina. E quindi questa qua mi piace da matti da abbinare appunto ai leggings. Ho preso questa qui e poi la tipa, quando sono arrivata in cassa, che avevo nel frattempo anche preso questa qui, ovvero una semplicissima canotta nera a 9,95, un po' trasparentina, più lunga dietro e più corta davanti, anche questa da mettere coi leggings. Quando sono arrivata in cassa mi dice: guarda che dallo stand dove hai preso questa, ovvero quella grigia, se ne prendi un'altra in omaggio, perché se ne prendi due ne paghi solo una. Ho detto perfetto, volevo prendere una small ma la taglia non c'era, così me ne sono fregata, ho preso una media, la porterò più morbida, e ho preso questa qua, sempre grigia, la porterò anche questa tranquillamente con i leggings. Volendo, essendo un po' più grande, la posso portare con la spalla di lato, diciamo, e c'è scritto California. Molto molto carina, molto tranquille, molto easy come canottierine per l'estate, sono uno spettacolo. E quindi mi sa che abbiamo finito. Abbiamo finito. Quindi gli acquistini della mattinata sono questi. Spero che vi siano piaciuti, spero come al solito di avervi fatto compagnia. Il make-up di oggi non mi fa impazzire, quindi ve lo faccio vedere, ma non è niente di che, diciamo. Non credo mi doni particolarmente, soprattutto perché all'interno della rima ho messo la matita color burro e io mi ci guardo e non mi ci vedo, nel senso che mi sembra di sembrare tipo malata, mi fa sta faccia morta sta matita color burro e niente, ho tentato, ma secondo me mi sta molto meglio la nera nella rima interna, però ho detto vabbè, provo. Notare l'abbinamento degli orecchini col trucco. Comunque, a parte questo, nulla, dai. Volevo semplicemente farvi ancora un salutino, mandarvi un bacio, augurarvi una buonissima domenica. Ovviamente mi sa che voi vedrete il video in settimana, quindi al limite vi do già la buona domenica per la prossima e nulla. Ciao!